Nell'anno in cui abbiamo celebrato la banda con l'approvazione della legge regionale, in tal senso questo accordo completa in qualche maniera il processo avviato. Abbiamo avuto interlocuzioni molto interessanti con l'aeronautica, peraltro nel suo centenario, quindi sembrava un omaggio doveroso, e quindi a partire da domani in tutti i luoghi, gli istituti della cultura pugliesi, potremo ospitare questa straordinaria compagine e valorizzare ulteriormente la musica da banda che, come dire, nelle forze armate ha sempre trovato una sua origine, un suo significato, un suo senso che vogliamo valorizzare e promuovere. L'accordo tra Regione Puglia e Aeronautica Militare è stato suggellato durante il tradizionale concerto di Natale della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari, che si è svolto all'interno della sala polifunzionale dell'Aeroporto Militare di Bari Palese. Al di là del colore dell'uniforme, la compagine unita nel periodo natalizio rappresenta emblematicamente la coesione e l'unità di intenti di quanti giurano fedeltà alla Repubblica e sono alla difesa della sicurezza per terra, mare, nei cieli, ciascuno con la propria peculiarità del bene comune. La fanfara del Comando Scuole della Terza Regione Aerea di Bari, i musicisti della fanfara del Comando Sud Marittimo di Taranto, la banda brigata meccanizzata a Pinerolo del Comando Legione Carabinieri Puglia e della Polizia di Stato sono stati diretti dai maestri e primo luogotenenti Nicola Cotugno, Michele Di Sabato e Carlo Resta. Una celebrazione sulle note delle più famose canzoni natalizie che conclude in maniera simbolica i 100 anni di festeggiamenti di aeronautica. Sono stati trascorsi 100 anni e li abbiamo celebrati nel 2023 con tanta passione da parte di tutto il personale della Forza Armata, e siamo stati ripagati, direi, in maniera oltre ogni aspettativa, perché, come dicevo prima, 40 milioni di contatti tra presenze alle esibizioni, ai concerti, alle mostre itineranti o anche solo sui social è un numero davvero che ci ripaga di tanto impegno. Generale, tra l'altro lei ha ricordato i tanti colleghi impegnati nelle missioni internazionali che sono a nostra difesa un po' in tutto il mondo. Sì, come ho detto, quasi 10.000 uomini e donne di tutte le forze armate che sono quotidianamente impegnati, quindi lo saranno anche a Natale, anche a Capodanno, e lungo tutti i confini della NATO, ma non solo, anche in Medio Oriente, anche in Africa, e quindi una presenza dove sono messi a rischio gli interessi nazionali e dove appunto la nostra presenza invece garantisce la sicurezza del nostro paese. Anche a Gaza? Sì, siamo presenti con nave Vulcano della Marina e a bordo un contingente interforze che è pronto a intervenire su terra qualora ci fossero le condizioni per stabilire un ospedale da campo e dare la massima assistenza ai feriti civili. Anche quest'anno il concerto è stato legato alla sensibilizzazione sul tema della solidarietà, sostenendo l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che sostiene la ricerca scientifica e i progetti di ricerca innovativi. Un pensiero inevitabilmente andato anche ai numerosi femminicidi che si sono registrati quest'anno. Il rosso del Natale non fa dimenticare quello delle scarpette sulle nostre piazze. La violenza contro le donne è qualcosa di inaccettabile, penso, per tutti noi, e quindi il rosso del Natale ci ricorda irrimediabilmente il rosso delle troppe scarpette che si vedono nelle nostre piazze.